Certo, la crisi dell'Ilva è anche la crisi dell'indotto. Non lo devo ricordare io che di questo vengo accusato, ma il lavoro è un problema serio. L'Ilva significa lavoro e reddito per circa 20.000 famiglie tra diretto e indotto. Diciamo, il mio crimine è di aver pensato che non si potesse chiudere l'Ilva, ma che avessimo oggi le conoscenze scientifiche e tecnologiche per ambientalizzare la grande fabbrica e renderla compatibile con la vita e con il diritto alla salute della città di Taranto. Ma io non sono mai mancato a tutti gli appuntamenti istituzionali che riguardavano il destino di questa città e che riguardavano anche il destino della fabbrica. Certo, naturalmente. Ho anche una sofferenza personale nei rapporti con una città che amo appassionatamente, visceralmente, che ho sognato sempre di poter aiutare a rimettersi in piedi e continuerò a lavorare per questo obiettivo. Penso che se sarà modificato opportunamente potrà contribuire alla svolta di cui Taranto ha bisogno. Bisogna evitare di giocare sui tempi di rispetto delle prescrizioni, bisogna evitare di giocare anche a limitare i poteri della magistratura, bisogna, diciamo così, fare uno sforzo in più per rendere credibile e serio tutto il pacchetto che riguarda l'Ilva e Taranto.